Video numero 68, 26esimo sulle competenze trasversali. Oggi ho tre domande per te. La prima, sarà più forte la voglia di ritornare alla normalità del passato oppure sfruttare il passaggio di questo uragano per apportare i cambiamenti desiderati? Seconda domanda, ma tutta la generosità e la solidarietà che abbiamo dimostrato rimarrà anche tra qualche mese quando vedremo alcune aziende chiudere, tanti dipendenti perdere lavoro? Oppure ognuno di noi penserà soltanto a se stesso. Terza domanda, ma tutta questa fantomatica produttività da smart working, celebrata anche in tempi non sospetti prima del coronavirus, spingerà le persone e le aziende a mantenerla? Oppure ritorneranno tutti ai propri posti di lavoro? Questi sono i tre quesiti che ti propongo, per i quali non ho una risposta da esperto, ma voglio comunque provare a fornirne qualcuna operando con la prospettiva dell'osservatore che sta sul campo da 30 anni. Prima risposta, tutti coloro che si sono sentiti reclusi, ma che non sono stati toccati economicamente, ritorneranno velocemente alla vita del passato, semplicemente perché i cambiamenti operati non sono stati frutto di una scelta volontaria e soprattutto perché, nell'ottica delle neuroscienze, il cambiamento non è durato sufficientemente tanto per apportare delle modifiche definitive. Seconda domanda, solidarietà. In questi 2 mesi, 24 ore su 24, abbiamo subito le notizie della pandemia. E a dir la verità, noi stessi abbiamo trascorso la maggior parte del tempo sui social a parlare di questo e di nient'altro. Ma nei prossimi mesi i media comunicativi si occuperanno di tutt'altro. Non ci sarà la conferenza stampa della Protezione Civile alle 18 per indicare quante aziende avranno chiuso, quanti dipendenti avranno perso il posto di lavoro, quante persone avranno perso la casa e quante avranno perso addirittura la dignità. Pertanto, con l'arrivo dell'estate anche la solidarietà andrà in vacanza ed ognuno tornerà a pensare a se stesso. Gli stessi imprenditori saranno stati talmente colpiti e feriti da non avere la forza di aiutare i propri colleghi. Terza domanda, lavoro agile. Non c'è dubbio che lo smart working in certi casi funzioni, soprattutto negli ambienti tossici. E non mi sto sicuramente riferendo all'aria. Ma le grandi aziende sono soprattutto dei team affiatati che trovano la loro forza non solo nella condivisione del lavoro, ma anche degli spazi comuni e delle relazioni. Se venissero a mancare questi due elementi, sarebbe come chiedere a dei calciatori di allenarsi a casa e poi pretendere che la domenica giochino come una squadra. Certamente alcuni cambiamenti ci saranno, e in questo senso mi piace chiudere questo video con una frase del mio amico Ignazio, quando a proposito della situazione economica dice: è come se si vedesse qualcuno a negare e invece di aiutarlo con il salvagente si pretendesse di salvarlo spiegandogli a parole che cosa deve fare per non annegare. Ovviamente ho detto tutto questo perché spero di sbagliarmi e sarò felicissimo se questo capiterà. Ma soprattutto lavorerò al massimo delle mie potenzialità per affiancare gli imprenditori ed i professionisti ed uscire tutti insieme indenni da questa situazione. Per oggi ho terminato, ci vediamo dopodomani. Ciao!